ringrazio già in prima battuta, poi ringrazio per le dopo. Per me è una sorpresa perché è la seconda, non è la prima volta sicuramente a Torino, però è la prima volta a Torino con Alessandra, è la prima volta a Torino con questa platea. E io però sono arrivato oggi col treno, quindi non mi aspettavo. E con che treno, diciamolo? Bello, Lecce Torino. Con lo sciopero dei benzinai, diciamo cosa è successo ieri. È successo che a un certo punto ho chiamato Alessandro e ho detto: Alessandro, io non so se vengono, perché due giorni prima ero andato in stazione per chiedere com'era la situazione, avendo saputo dello sciopero dei benzinai, e lui mi diceva, addetto all'informazione, il ferroviere, vabbè, che c'entriamo noi con la benzina, mi sembra giusto. Il problema era che, ho detto, ho capito, però tanti verranno in treno. Fatto è, effettivamente sì, e effettivamente i treni sono pieni. E quindi c'è il rischio che io faccia Pescara Torino in piedi, e lui, può darsi. Ok, allora, in macchina non ci poteva venire, perché appunto c'era il rischio di benzina. Ha chiamato Alessandro, ha fatto: Alessandro, io non so poi che fare, però giustamente Alessandro mi ha consigliato, fai una cosa, fatti una pancia e come dire, travestiti da donna incinta, di sicuro ti lasceranno il posto. Mi sembrava che con la barba potesse essere credibile, no? Allora, là ho pensato, ok, i capelli lunghi li tengo perché ci sta, dovrei togliere la barba, però insomma, poi è andata bene, siamo partiti. È stato seduto e quindi è arrivato fin da qua Francesco Coscioni della Neo. Io volevo solo dire una cosa a tutte le persone che si stanno accalcando lì, che insomma se non lo so, cercate di stringervi, ci dispiace molto che non ci siano abbastanza sedie, siete comodi, siete sì, più costernata, mi dicono, mi dispiace moltissimo, ecco. Però grazie davvero di essere venuti tutti quanti. Grazie. Faccio il presentatore. Il presentatore è, presento un libro e presento una scrittrice, una poetessa. E per parlo del treno per parlare di Alessandra, perché ho pensato molto stamattina prima di partire. Maledizioni. No. Il primo pensiero è stato che io ero seduto alla panchina del treno e la voce diceva: è in arrivo sul terzo binario il treno per Torino Porta Nuova. Perfetto. E sono passati 10 minuti e ha detto: è in arrivo sul terzo binario il treno per Torino Porta Nuova. E sono passati altri 10 minuti e io non lo vedevo, c'era qualcosa che mi stonava e pensavo a te, dicevo: Alessandra, chi avrebbe scritto di questa cosa? Ok. Ed è qua, cioè, nel senso, questo tipo di situazione poteva essere una situazione grave. Soprattutto il treno era in ritardo, per cui io sono arrivato con un'ora di ritardo e ho pensato: un treno in ritardo, che è un treno che parte da Lecce e quindi si fa, come dire, tutta la dorsale, scavalca in un qualche modo l'Appennino per arrivare a quest'altra parte, è in ritardo, quindi un treno che ha già una bella vita, un bel simbolo, no? Che cosa avrebbe scritto Alessandra di questo treno? E ho pensato che avrebbe scritto in un determinato modo, e quello sarebbe stata una situazione possibilissima per questo libro. Il ritardo probabilmente sarebbe diventato anche qualcos'altro, magari un ritardo femminile. È possibile, bravo, ti sei immedesimato nella parte che ti consiglio. E questo ritardo femminile avrebbe avuto poi dei risvolti, e sicuramente nel modo in cui, questo pensavo, tu avresti affrontato questa cosa, sicuramente ci sarebbe stata una piccola curva critica nei confronti di una situazione della donna, non so, divertita, comunque critica. E poi questo ritardo e quindi questa, diciamo, evoluzione avrebbe avuto un finale molto accogliente. E questa è un po' la poesia di Alessandra. Quindi se riuscite a immaginare un viaggio in treno da Lecce a Torino che porta ritardo, che ha tutti gli scompartimenti strapieni di umanità diverse, italiane chiaramente, Alessandra avrebbe scritto una poesia del genere. Un viaggio con un ritardo femminile, perché è molto femminile il libro di Alessandra. Alessandra è molto femminile, molto femmina, cioè trasuda sensibilità
ed è quello il bello dell'incontro poi con questo libro, e avrebbe avuto poi questa chiusura, vi assicuro, avrebbe avuto sicuramente un finale, questa poi è la cosa bella delle poesie di Alessandra, accogliente non vuol dire un lieto fine, ma è un finale che, come dire, o abbraccia te che leggi, o porta il lettore ad abbracciare quello di cui si sta parlando. E credo, e questo poi dico altre due cose e poi basta, che un po' la letteratura italiana, cioè, come diciamo, forse una parola grossa, manca di questo, di questi finali accoglienti, cioè di una dimensione un po' più accogliente. Cioè se è sempre alla ricerca di qualcosa di sospeso, di qualcosa di cinico, di qualcosa di critico, però per me manca questo, invece questa dimensione di accoglienza, e credo che a noi della Neo Edizioni è piaciuto soprattutto questo, cioè questo tipo di percorso che fanno le tue poesie. Dico ancora un'altra cosa, pensavo sempre in treno questo, no, dimmi, interrompi. No, che lo sento per la prima volta e sto mumble, sto pensando. Se dico delle cazzate tu. No, è molto interessante. No, un'altra cosa, sempre in treno mi è successo, leggevo un articolo sull'Espresso che praticamente tra un mese, lo dicevano esattamente, l'articolo diceva, noi tra un mese possiamo comprare le cose, gli oggetti con il telefonino. Noi con il telefonino, se facciamo delle foto degli oggetti o ai QR code, si chiamano, che sono una sorta di sì, quelle robe bianche e nere, codice a barre, tu puoi comprare le cose. E questo mi ha fatto pensare, ecco, poi, che ormai non c'è più la distanza, cioè questa è una sorta di epifania, no, del possesso. Si è realizzato completamente, per cui si è annullata ogni distanza nei confronti della cosa, dell'oggetto. Noi dobbiamo possedere tutto, a quello ci spinge, no? Questa cosa, per cui siamo in una situazione in cui tutte le distanze sono annullate, soprattutto quelle nei confronti della materia, del materiale, e chiaramente anche con le distanze per quello che concerne la rete. Però invece ho avuto l'impressione che mentre queste distanze si accorciano, si annullino, aumentano le distanze nei confronti di altri aspetti più immateriali. E parlo, non so, se pensiamo per esempio al futuro, alla nostra percezione che abbiamo del futuro, o se pensiamo alla nostra percezione magari del dolore, che poi magari viviamo, ma che comunque spesso siamo distratti continuamente da questa cosa. Se pensiamo anche a concetti quali l'essere donna, no? O anche la maternità, anche questa è una cosa da cui probabilmente si è sempre più distanti, perché è sempre più complicato. E Alessandra invece che fa? È questa che mi piaceva, poi immagino che fai questo. Cioè Alessandra è come, da un certo punto queste cose sono diventate distanti, le piglia e le tira giù. Tu vai alla signora dei calzini, appende, no, gli abiti, sì, o magari poi li deve togliere le manette, li prende. E fai un po' tu questo con queste cose, nel senso le tira giù questi aspetti e li mette tra le cose. Cioè li mette quindi tra queste cose, diventano delle cose nuovamente nuove, degli aspetti nuovamente nuovi, vicini soprattutto, e che si sparpagliano tra tasetti di yogurt, si sparpagliano tra calzini spaiati, si sparpagliano nella nostra vita. E questo per me è l'aspetto poi più bello del libro, il fatto che mentre qualcosa attorno a noi ci avvicina troppo al materiale, altri aspetti invece più immateriali, che si allontanano sempre di più, ridiventano in un qualche modo di vicini, tanto da poterne parlare, a volte anche in maniera molto accogliente, come dicevo prima, in maniera molto divertita. Queste sono un po' le poesie antirughe di Alessandra, ed è questo il motivo per cui noi della Neo Edizioni abbiamo deciso di pubblicarlo. Io ho poco di aggiungere, è sempre molto curioso per me sentire qualcuno che parla di ciò che io scrivo, e credo che tutti questi oggetti facciano un po' parte di quello che io ho vissuto. Io sono nata nel 79 e ho avuto un'infanzia con tante cose, come tutti noi, e queste cose adesso iniziano ad assumere un aspetto un po' sinistro, no? Perché ci dicono che forse non avremo più tutte queste cose, perché ci dicono, ha ragione, che stanno finendo le risorse, che ci dobbiamo pensare. Momento di inquietudine, è giusto. E quindi penso che la magia che fa la poesia, almeno su di me, è questa, no? Questa possibilità di trasformare le cose in qualcosa di più leggero, qualcosa che parte da terra e che puoi spostare appeso come dei calzini. E, boh, quindi,
mi fa piacere che i miei editori abbiano notato queste cose. Adesso la smettiamo di farci complimenti a vicenda, però io volevo dire questa cosa: l'editoria in Italia è una cosa molto difficile, e io penso che loro sono una piccola casa indipendente molto nuova, no? Abbastanza nuova, e io gli ho già detto, decidere di scrivere in Italia in questo momento è una cosa da pazzi, decidere di fare gli editori in questo momento è una cosa ancora più da pazzi, e io apprezzo moltissimo il loro lavoro e insomma spero che tutti quanti apprezzerete il nostro lavoro. Direi che iniziamo. Vi devo ancora presentare una persona, lei si chiama Chiara Maritano. Lei parla in questo modo, io e lei abbiamo fatto dei dialoghi in questi giorni, ci siamo incontrate con i minifragi, e abbiamo sfidato il tempo e abbiamo dialogato, lei con il suo linguaggio, io con il mio, e questo sarà quello che vi proponiamo, una immaginaria sfogliata di questo libro e un dialogo fra la musica e le parole. Allora, abbiamo immaginato questa serata così, appunto come una sfogliata di questo libro. Questo libro è diviso in tre sezioni. La prima sezione si intitola Le ragazze sorridono nel sonno. È una sezione che raccoglie molte poesie che parlano appunto dell'essere donna, perché la poesia spesso è un percorso di comprensione rispetto a chi si è, una ricerca dell'identità, e io ci ho messo un po' e ci sto ancora mettendo un po' a capire che cosa vuol dire essere donna, perché non è una cosa proprio semplicissima. Però iniziamo da una poesia che è estratta da un'altra sezione del libro, è una poesia che parla del tempo, questo è il libro dei 30 anni, 32 se proprio dobbiamo essere sinceri, e a 30 anni il tempo inizia a diventare una cosa, no? Una cosa che ci devi pensare con i suoi aspetti positivi e negativi. E questa poesia l'ho proprio scritta pensando come un dialogo immaginario con il tempo che dice delle cose e io gli rispondo. Qualcuno deve pur farlo. Mi mangia i calzini, mi rosicchia i piedi, famelico, vorace, costante, non si fermerà lì. So che non gli importa di ingrassare, può mangiarsi tutto il mondo se vuole, così tento di fargli paura. Se continui così, gli dico, ti andrò di traverso e ti ucciderò. Veramente tesoro, la natura delle cose è che io uccida te. Dice il tempo, ci piace il dialogo crudele a noi due. Fai attenzione, caro, la bulimia è una malattia, dico. Ci piace essere scorretti a noi due. Senti, baby, sorride il tempo. Sono sopravvissuto a pesti, dissenterie, ebola, cancri, polmoniti, morti bianche, virus esotici, guerre, epidemie, lager nazisti e comunisti, fratricidi, crocifissioni, omicidi. Sono sopravvissuto a cose che voi ci siete crepati senza nemmeno sapergli dare un nome a certe cose. Pensi che a me la bulimia mi tocchi, baby? Lo adoro quando mi terrorizza chiamandomi baby, ed è quel tipo d'uomo che ha sempre schifosamente ragione, mentre continua a rosicchiarmi i piedi. La verità è che presto avrò dei moncherini se continua così. Così mi metto a pensare a modi alternativi. Camminerò sulle ginocchia, penso, sulle mani, mi inventerò protesi, farò appello a tutta la mia fantasia e se non basta anche a quella altrui. Mi farò portare in braccio
e quando non potrò più camminare, qualcos'altro mi inventerò. Mi piace, baby, quando sei ottimista, dice lui. Lo mando al diavolo, ma con affetto. Il suo è un lavoro sporco. Ma qualcuno deve pur farlo, gli domando. Sì, baby, risponde, e a me piace. E allora lo lascio al suo amato, sporco lavoro. Decido di godermi la primavera. Vado al mercato, vado al sole, vado a perdere un po' di tempo. Che poi, tanto, lui sa sempre come tornare qui, da me. La mia è una poesia accogliente, no? Abbiamo iniziato in maniera molto cattiva, però continuiamo in una maniera un po' diversa. Inizio a leggervi un po' di poesia appunto da questa sezione che si intitola Le ragazze sorridono nel sonno, che poi era uno dei titoli possibili, poi abbiamo scelto poesie antirughe. Vi leggo questa poesia. Che è una poesia che sta molto dentro il tempo, nel senso che è una poesia che probabilmente fra qualche anno, io spero, non si dovrà più leggere. È una poesia che prende spunto da alcune cose che sono successe in Italia in particolare, però ha a che fare col mondo delle donne, molto. Si intitola Colei che guarda il mondo dal basso. La mia vagina, appena si sveglia, dice che da oggi si chiama ironia. Le dico che mi pare un po' pretenzioso. Lei si offende e mi dice di piantarla, di svilire sempre quello che mi appartiene. Allora dice, se preferisci mi chiamo... E dice un nome assurdo, incomprensibile. E io le chiedo, che nome sarebbe? Lei dice, è un nome indiano, Sioux, e dice che significa colei che guarda il mondo dal basso. E io faccio per parlare, e lei dice che anche alzata con pugno le piacerebbe molto, ma che ci sarebbero problemi di copyright. E poi dice che tutto sommato è un nome che richiama violenza. Qualche idiota, dice, potrebbe sentirsi incoraggiato. Che qualche idiota che si sente incoraggiato c'è sempre, dice. Le do ragione. Queste sono cose che lei sa. Sta zitta un po'. Poi dice, sai, a volte penso che a te farebbe bene per un po' avere una vagina più sul frivolo e spara il nome Chantal. Così è stato. Per un po' si è chiamata Chantal. Ora dice che si chiama Ruby. Come monito dice, ma non vuole aggiungere altro sull'argomento, dice. E anche questa volta, credo, sono d'accordo con lei. Grazie. Per questo io vi dicevo che spero che fra non molto potrò non leggerla più, questa poesia. Allora, adesso vi leggo un'altra poesia, perché in effetti è un libro di poesie, quindi sarebbe strano che io leggessi qualcosa di diverso. Una poesia che parla di una donna che insomma ha voluto dire tanto nella mia vita, mia nonna. E ci abbiamo abbinato una cosa che io credo che chi è nato nel periodo più o meno in cui sono nata io riconoscerà. Ora noi ve la facciamo e poi dopo voglio vedere chi di voi ha il coraggio di riconoscerla. Va bene, occupandomi io del karaoke, della situazione musicale, a un certo punto a un mio cenno voi potete cantare tutti in coro con proprio fervore, proprio furore e fervore, ore. Lei è una musicista classica, diplomata al conservatorio, questo che mi piace di lei. Esatto. Voi potete cantare tutti in coro, Ranatan. Ah. Ah. Mi l'hai detto, non vale.
Vabbè, vediamo se la sanno. Io lo so. Tu la sai. No, Ranatan la conoscete, la tristezza, va bene. Un do maggiore va bene? Tonalità originale, quindi quella che cantavate di fronte alla televisione. Fagli sentire il do maggiore, ma semmai non lo sanno. Cioè, magari... È tutto chiaro! È tutto. Grazie, Frisco! Va bene, mia nonna una volta ha fatto la rana. Dei poeti. Mia nonna una volta ha fatto la rana perché ero molto malata e piccola e volevo saltare come le rane, ma dovevo stare immobile nel letto e siccome non potevo saltare io, si è messa a saltare lei. Mia nonna quella volta che ha fatto la rana era già come una nonna, con le rughe e tutto il resto, e anche la pompetta dell'asma che teneva nella borsetta insieme al rossetto fucsia e l'ombretto blu, quelli che avevano solo le Barbie finte che ti comperavano le nonne e le nonne. Se pensate a questa scena di una sessantenne asmatica che salta accanto al letto di una bambina malata, se pensate a cos'è, forse verrà in mente anche a voi la prossima volta che vi chiedono l'amore cos'è, forse verrà in mente anche a voi di parlare di rane e di asma e di Barbie finte con l'ombretto blu. Adesso devo parlare di mio nonno. Io vi direi, voi che siete accalcati là, se volete insomma superare queste persone, salirgli in testa e venire qua davanti è possibile, perché mi dispiace per voi, la poesia non bisogna ascoltarla in piedi, bisogna... No, non vi volevo sgridare, giuro, cioè, no, sei brava, sono figlia di maestra, stavo facendo, però Sì, no, ma veramente fatelo, perché mi dispiace. Stanno facendo finta. Alessandra, stanno facendo finta di sedersi. Allora devo stare attenti. Va bene, allora dicevo, la poesia prima parlava della mia nonna da parte di mamma, adesso vi devo parlare del mio nonno di parte di papà, così in famiglia siamo tutti tranquilli, no? Siamo tutti tranquilli. È sempre molto importante cercare di non rispondere mai alla domanda vuoi più bene a tua mamma o tuo papà, anche in queste circostanze. Allora noi vi leggiamo questa poesia che si intitola Certe volte anche i pesci sprofondano. Mi piacciono tanto i cimiteri, sottoterra le persone, sono come cose che non ci sono più. Sopra la terra le persone camminano con passi di ghiaia, passi di gente che c'è, che pensa a gente che non c'è. La notte i loro pensieri diventano lumini, incapaci di raccontare per davvero chi erano quelli lì. Però luccicano e stanno dove i vivi non sanno stare. Se capiti un pomeriggio in un cimitero di gente non tua, puoi guardare quelle facce
gli occhi di marmo di gente che non c'è più, le date di vita, le date di morte di gente che non c'è più. Le mie preferite sono le fotografie ingiallite, che il colore se n'è già andato, come il dolore. La morte è un pensiero che pensano solo i vivi. I morti non risorgono e non pensano, ma i cimiteri sono una terra di morti e vivi. Quelli morti giù, quelli vivi su. Certe volte il mare mi fa paura come la morte mi fa paura. Inutile dire, ma no, ci sono i pescetti nel mare. Anche nel cimitero, se sei onesto, ci sono i vermetti. Ma il pensiero non ti tranquillizza, ammettilo. Il mare è morto e vivo. Il cimitero anche. Se tu il mare lo pensi come quel posto dove vai con il materassino fucsia, non credo tu stia capendo quel che c'è da capire. Io quando nuoto nel mare ho paura di quello che c'è sotto. Sotto è dove abitano i mostri marini. Inutile negare l'esistenza dei mostri marini. Anche se provi a convincermi, non ti crederò. Mio nonno, d'estate, prendeva l'innaffiatoio comunale del cimitero e alzava e abbassava la pompa dell'acqua del cimitero. Bagnava i vasi dei suoi morti e anche quelli di certi morti che i loro vivi non ci andavano più. Mio nonno una volta ha preso un teschio con le mani, da sotto la tomba di famiglia l'ha preso con le mani senza guanti. Ha detto che lì c'era come un condominio di ossa. Mio nonno era uno che sapeva cosa c'era sotto. Accendeva i lumini, bagnava i fiori e non aveva paura dei morti, ma di morire sì. Io ho paura di chi non ricorda, di chi guarda il mare come un luna park. Io vorrei che nel posto dove sarò morta e sepolta ci sia uno come mio nonno, che va alle tombe, che spazza le foglie, che non ha paura delle ossa e che sa. Io da mio nonno al cimitero non ci vado. Vado ai cimiteri di gente altrui, a guardare le facce degli amori altrui. Quelle dei miei amori morti, io non le so guardare. Ma forse un giorno sarò una con l'innaffiatoio che bagna i fiori dei morti suoi, che sa guardare le fotografie dei morti suoi, e smetterò di avere paura delle ossa, e smetterò di avere paura dei mostri marini, ma spero di non smettere mai di nuotare nel mare dicendomi cose così, che se ci pensi bene il mare è come il cimitero e che certe volte anche i pesci sprofondano, brava, poi però tornano su. Grazie. Grazie davvero. Questa faceva parte delle poesie con cui ci si tagliano le vene, ma è giusto, perché è importante. Le poetesse normalmente arrivate verso i 30 anni si suicidano, perché me l'ha detto uno poco tempo fa, una mia amica mi ha presentato dicendo la solita cosa molto imbarazzante: lei è la mia amica poetessa, e tu già pensi a qualche stronzata da dire per limitare il danno che la parola poetessa genera nelle teste altrui. E lui mi ha guardato molto serio e mi ha detto: ah, quanti anni hai? Dico 32. Scusami, mi sono fermati in 30. E lui dice: beh, allora tra poco ti suiciderai, no? È così che fanno le poetesse. Ma ti cazzi tuoi. Dico, no, ma, cioè, per ora sto abbastanza. Insomma, va bene. Allora. Sto bene per adesso, voglio rassicurarvi. Adesso facciamo questa poesia che è un po' nel mood del titolo del libro.
Io non so che esperienza avete voi di estetista, io me ne sono tenuta alla larga per molto tempo. Poi a un certo punto mi hanno detto: no, devi andare a fare la pulizia del viso, e me l'hanno regalata. Allora io a 32 anni ho fatto questa esperienza della pulizia del viso. Ed è stata un'esperienza molto importante. No, veramente, adesso non è inutile che voi viviate così, con tutta questa facilità. È importante essere detersi. Pulizia del viso. È difficilissima questa poesia, non so se la leggerò bene, ma va bene, proviamo. Si chiama Melina, glielo leggo sulla giacca. Melina, che mi porta via il nero dalla faccia. Schiaccia via il peso, Melina, da questa mia faccia incrostata. Scava negli anni, purifica, libera, cura, strato dopo strato. Ho cellule piene di cose, di scampoli, di gente che non amo più. Ho briciole dei miei 16 anni, biscotti, vergogne, sepolti nei brufoli molti anni fa. Pezzi di frasi che ho detto purtroppo nascoste ben bene laggiù, fra il naso e la guancia, se cerchi sono anni che muoiono lì. E svuota la fossa, ti prego, dove grida quell'uomo che non ce la farò. E se puoi, indovinami addosso le cose che non amo più. Le voglio vedere giganti sotto quella lente che hai tu. Poi sciogli le lacrime secche di bimba che non sono più. E nutrimi lacrime e cuore con quella tua maschera al mirtillo blu. Melina, restiamo qui dentro ancora un secondo io e te. Tu sacerdotessa, io adepta, preghiamo in silenzio per quello che lascerò qui. Poi vendimi crema d'argilla, di alghe, di fango, di guam. La compro senz'altro e fingo entusiasmo e fingo di credere che basterà. Però la mia pelle è un po' secca, è un po' grassa, e quando si è misti è complicato. L'hai detto tu. Grazie mille. Anche se siete torinesi siete molto caldi. Diciamolo, che i torinesi non è vero che sono freddi. È pieno di gente che viene, dimmi se non è vera questa cosa, che viene a Torino e mi dice: però è bella Torino, siete simpatici. Bravo. Che cavolo. Va bene. Dunque, adesso viene un momento molto difficile. Allora, io ho questo problema, la maternità. Ora, detto così è un po' grosso, come cosa è un po' grossa. Però io secondo me adesso fare figli non è come era fare figli una volta, cioè ho idea che su questo argomento ci sia un dibattito infinito, cioè non è una roba fra te, lui, il tuo utero, no, c'è un sacco di gente che dice cose. Cazzate, allora, tante, anche non cazzate, è complicato ragazzi. Allora io ci ho scritto una poesia perché avevo bisogno di esorcizzare questa cosa, si chiama Partitura per delirio di maternità, il che significa che no, ci sono tanti strumenti, tante voci che suonano insieme, perciò adesso dovrete lavorare anche voi. Allora, c'è un coro che siete tutti voi. No? Il coro fa tic tac tic tac. A tempo, no. Vai. Maestra di musica, Chiara Maritano. A tempo, a tempo. Madonna. Quando l'ho assunta, che fa? Madonna. Dovete andare avanti così. Bene, ecco. Allora, io ho bisogno di un gruppo che si chiamerà Le Donne in Piazza, ok? Le Donne in Piazza, quando io le chiamerò, adesso so già esattamente a chi dare questa cosa, dovranno gridare questa frase. Io ora vi porgo questi bigliettini, è uguale per tutti, scusate. Tipo quelli faccio delle medie. Faccio io, faccio io. Bravo, fai il letto. Bigliettini delle medie. Allora, le vedi quelle là, quella con la giacca verde, quella curva a sud, dagli una mano. Donne in Piazza. Ecco, poi io ho bisogno di due ministri brunetta, li mettiamo uno sopra l'altro, fanno un'altezza normale. Chi è che vuole fare ministro brunetta? No, non è una cosa. Vabbè ragazzi, dai, ragazzi.
adesso non è. Qualcuno l'ha votato comunque, inutile che ci va. Alessandra, non possiamo. No, voi non potete, voi siete già. E non possiamo la fare. Eh? Siamo dissidenti. No, voi siete dissidenti, voi siete del gruppo laggiù. Voi dovete fare. Le donne in piazza, noi non possiamo leggere questa frase. No, ragazzi, adesso qua non è che si può protestare, individuiamo subito. No, ma questo qui, no, Brunetta, no, guarda, quando vedi come la col pizzetto, okay. Lui fa il ministro Brunetta, ah, c'è cioè un Brunetta 1, un Brunetta 2, chi facciamo? Papà? Qua bisogna collaborare in famiglia. Poi io ho bisogno di un cane. Un cane. È facile questa, dai. Un cane. Vabbè, lo faccio io. Scusate, sono agitata. Poi ho bisogno di un coro delle amiche. Guardate queste ragazze come. Non vedono l'ora. Loro sono impazienti. Va bene. Questa è un coro generico, lo diamo agli architetti. Questa la sappiamo anche leggerla. Allora, io che sognavo di fare il direttore d'orchestra mi munisco della mia bacchetta. A questo punto è difficilissimo, ragazzi, non so se ce la faremo, però ci possiamo provare. Dunque, il coro fa. Sottovoce. Ok. Poi io chiamerò quando voi dovete intervenire, vi farò un cenno e voi griderete, a seconda della parte che vi è stata data, fortissimo quello che c'è scritto nei bigliettini. Tutto chiaro? Nient'altro. Vabbè, ci schianteremo, ragazzi, su questa poesia ci schianteremo in maniera irreversibile, però ho scritto anche la pagina sbagliata, una tragedia. Allora. Serve il suggeritore, sì, vai Francesco. Fai anche tu il coro, 35, mi raccomando. 35, grazie Petrosino. I poeti servono anche a questo. Allora, dunque, orologio biologico dramma. Partitura per delirio di maternità. Serietà. Primo movimento, coro. L'utero a me. Ehi, c'è tanto posto qua. Io al mio utero, si sta così bene, soli soletti noi due, no? Io a lui. Il mio utero dice che si sente solo. Lui a me. Invitiamo qualcuno a cena? Mia zia, ormai hai l'età. Gigliola Cinquetti. Uomini anziani al bar fanno figli a 40 anni e poi si lamentano. Donne anziane al bar, ma chi te lo fa fare? Viaggia, fai carriera, divertiti. Un'amica, pensaci bene. Un'altra amica, non pensare, fai. Mia madre, fai tu. Secondo movimento, coro. Bravissime. La mia amica a me. Sono terrorizzata. Il mio orologio biologico è diventato una bomba a orologeria. La stessa amica al fidanzato. Di cosa ti spaventi? È solamente un orologio biologico, non una bomba a orologeria. Mio padre. I figli vanno mantenuti. Un pubblicitario di passaggio. Un figlio è per sempre. Un datore di lavoro. Un figlio è per sempre. Il suo contratto no. Il collega. Le donne senza figli sono strane. Il collega giorno medesimo dell'affermazione precedente. Con quelle della tua età non si può lavorare, appena le assumono vanno in maternità. Mia zia sposa uno ricco, è l'unica. Berlusconi fa
come dice tua zia. CGL, CISL e UIL dicono qualcosa ma non sento. Le donne in piazza! Se no, quando? Io le donne in piazza, vi ci mettete anche voi? Brunetta, uno. Barboccioni! Terzo movimento, coro. Io di buon umore, perché no? Io di pessimo umore, perché mai? Lui non è il momento. Io sento che è venuto il momento. Il mio utero, wow, è il mio momento. Io e lui all'utero, datti una calmata. Un'amica, non c'è il momento giusto. Un amico, succede. Un'altra amica in lacrime, merda, è successo. Coro. Il mondo va avanti così. Scusate, l'ho fatto io. Io, fermatelo. Un'amica, io non sopporto. Scusate, io non sono come quelle donne che. Un amico, io non sopporto le donne che. Coro delle amiche. Non capisco gli uomini. Manco io. Il Vaticano, Vergine Maria, Madre di Dio, Maria, no comment. Dio a Eva, con dolore partorirai i tuoi figli, la mia amica Eva, figli non se ne parla, al massimo mi prendo un cane. Il mio cane? Ultimo movimento, coro. Mia zia, perché te ne vai in giro senza l'orologio? Il mio utero, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Il mio contratto di lavoro, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Lui a me. Vuoi un tic-tac? Brunetta, due! Bravo, papà! Il tempo comico. Allora, adesso io rifaccio e tu rifai. Allora, lui a me, vuoi un tic tac? Brunetta 2. La bomba a orologeria della mia amica. Boom! È scoppiata la bomba a orologeria. Scusatelo. La prossima volta ce la studiamo meglio. Va bene, fatevi un applauso. L'allegro coro delle voci che popolano il tuo utero, che ha partecipato a questa lettura. Ringraziamo in particolare il ministro Brunetta per il suo fondamentale contributo. I figli vanno mantenuti, papà, diglielo. Volevo anche rassicurarvi sul fatto che nessuna primipara attempata è stata torturata per scrivere questa partitura. Si dissocia, non vuole dire cose. Non ci sarà un secondo libro, Ale. Che secondo me è finita qua. Va bene, allora ragazzi, torniamo seri, è giusto che sia così. Adesso noi vogliamo fare un omaggio a una cantautoressa, cantautrice, cantautora. Sono girate tutti insieme. Lei è la regina del tagliarsi le vene, ma rock. Ti piace come definizione? Consigli a me stessa quando piove. Dormi in silenzio, non fare rumore quando non ci sei. Coltivati, ma non covare pietre.
I mattoni servono per costruire ponti, i giorni per tessere, il mattino per ricominciare. La carne è pesante per ancorare all'amore. Piangi, lasciati piovere, lasciati stare, riposa, lasciati vegliare, brinda, ci sono notti da ubriacare. Se le tue mani ti sembrano opache, dipingi le unghie di rosso. Ricorda che per sopravvivere bisogna disobbedire. Porta con te un ombrello a colori. Se non puoi vincerla, sfoggia la malinconia. Una poesia che in realtà è una preghiera. Io sono atea, però ho bisogno di pregare, e allora me lo sono fatto a modo mio. Questa poesia si intitola Preghiera laica. non era questa, era giusto? Non era preghiera laica, era preghiera anche. C'ho degli errori talvolta. Preghiera laica. Ave Maria, così bella, così piena di grazie. Bambina, sorella, amica, amante, madre, anziana donna dentro di me. Leggera come il cielo, i piedi ben piantati a terra, mentre guadagni il tuo pane quotidiano, impara la tua forza, sia sorprendente ciò che sfugge alla tua volontà. Mutevole come il cielo, solida come la terra, benedetti siano i tuoi amori, benedetta la tua libertà. Dolce Maria, la paura è con te, cullala come un frutto del tuo seno, cedi a qualche tentazione, lascia andare i tuoi figli, rimetti agli uomini i loro debiti e permetti che ti siano debitori. Ave Maria, tu che conosci il male e il tempo che prepara la morte, benedette siano le stagioni, benedetti i cicli della luna, benedetta l'acqua, il piscio, il latte, il sangue, benedette le nascite, le morti, le rinascite, benedetta la vita e le sue crudeltà. Prego insieme a te che mi sia madre il tempo fra l'utero e la tomba, che mi sia leggera la risata e feconde le lacrime, e magari non troppo lontana la verità. Ave Maria, figlia come te anche io, benedici mio padre, io che sono nata donna, fammi capace di diventarlo e gioisci con me di ogni felicità. Amen. Siete stanchi? Siete stanchi? Siete mediamente stanchi? Volete sedervi? C'è posto. Io sono molto agitata per questa cosa della gente in piedi. Ciao, va bene, allora adesso è finita. Posso anche chiedere al libraio se posso avere un po' d'acqua, che sto perdendo lentamente la voce. No, no, o del vino, non lo so, qualcosa. Allora adesso entriamo così a pie pari in questa seconda sezione del libro. Bisogna parlare d'amore.
bisogna, se no i libri non si vendono. Allora noi l'abbiamo messo apposta. Questa sezione si intitola L'amore al tempo dei licantropi, che è questo tempo qua. E inizia con questa poesia che, da cui emerge perfettamente sia il fatto che sono figlia di maestra, sia che ho fatto la redattrice, la correttrice di bozze. E questi sono i segni che... Qui c'è un parterre di redattori e insomma mi capiranno. Riproponiamo la sofferente, però in versione un pochino più... Sofferente... Meno sofferente. Sì, soffriamo meno. Si intitola Punti fermi. Significativi, possibilmente a capo, che si soffra tanto, ma poi si ricominci, nuova riga, nuova vita e non se ne parli più. Numerosissimi, mio caro, saranno i punti interrogativi, dovranno piacerti se io piaccio a te. Per i punti esclamativi parliamone, mai senza ma mai troppi. Mi piacerebbe evitare effetti da diario adolescenziale. Sappi comunque che se sarai capace di inserire al posto giusto tre puntini di sospensione, mi vedrai guardarti con occhi esclamativi. Per favore poi, che sia un amore senza virgolette, non sopporto i per così dire. Gli accenti li vorrei e tutto sommato anche le parentesi, purché rare e soprattutto funzionali. I punti e virgola li trovo ambigui, un po' retorici, noiosi e troppo mediatori, né punti né virgole. Ma se tu li saprai ritmare al punto giusto, potrai ritrattare. Vorrei essere amata con tante maiuscole. Vorrei essere amata con tante maiuscole. Amatissima, se non ti dispiace, ma amata anche in ogni minuscola, in ogni nota e pagina, in ogni asterisco, in ogni apice, pendice e lettera minore. Pochi numeri, per favore, trattini a piacere. E poi ecco la cosa più importante, al di là di ogni riga, frase, inciso e di tutte le parole. Sarebbe meraviglioso se tu riuscissi ad amarmi dentro ogni errore. D'amore vera, con un titolo da poesia d'amore vera, si intitola infatti Niente piccioni. Molto romantico. Bevi un po' d'acqua, Ale. Bevi. Va bene, Niente piccioni. La felicità dell'ultima corsa, la giraffa di gomma che squittisce, il guinzaglio, la notizia che è arrivato mio padre, il suo naso umido. Spero tu non ti offenda se dico, come il mio cane vorrei tu tornassi a me, sempre a me, portando a me, sempre a me, il tuo passo lento per la città, i guai dei tuoi amici. Una teoria sullo stato dell'arte, la felicità del tuo nuovo accendino. Guarda, enorme, questo non finirà mai. Quel tipo di sorriso che ti sfugge dai denti quando dico cose come assomiglia al mio cane, per spiegarti l'amore, per spiegarti l'amore così. Il desiderio che tu torni sempre a me, come il mio cane, portando a me
bicicletta, calma, nella sera, quando non vedi nulla, vai avanti dritto e pedali per venire da me, sempre da me. E se non ti pare bello essere paragonati a un cane, stai tranquilla, so bene la differenza. Tu hai troppo gusto, mai porteresti a me, scuotendo la coda, un piccione morto raccolto per strada. Sai che preferisco il gelato o un regalo frivolo di donna, o quando dici andiamo a mangiare la pizza, con quella faccia da cane felice, per una sera mi inviti ad uscire, dimenticare i guai. Io amo il mio cane. Allora va bene, adesso io non so se voi avete presente, qui facciamo un'altra citazione molto colta, Febbre d'amore. Sento degli appassionati, qui c'è stato un... lo vedevate? Lei, tu lo conosci? Febbre d'amore, se non avete mai avuto il piacere, è una soap opera che andava in onda, credo vada ancora in onda, non sono più informata. Insomma, la nonna di qui sopra me l'ha propinata per un po'. Dopodiché sono diventata grande e questo immaginario corrosivo ha fatto dei danni, e questi danni sono molto evidenti in questa poesia. E anche in questa colonna sonora che abbiamo scelto, che si intitola Febbre d'amore. Sono malata e ho la febbre. Da bambina la febbre era bella, potevo guardare le cose per ore in TV. Ora diligentemente tossisco e mi curo, che devo tornare al lavoro, fare cose, vedere gente. La TV mi fa schifo, vorrei avere Sky. Questa però è una febbre diversa, questa è febbre d'amore. Che sono malata di te, che tu sei il mio morbo, che prima che eri un morbo buono mi hai infiammata di febbre e di brividi e di visioni. Poi da quando sei diventato un morbo cattivo mi hai messo addosso dolori e tossori. E muco, molto muco. Così io ti espello col febbrone e quando sarò guarita non mi infetterai più. Avrò gli anticorpi scaltri e saprò riconoscere i morbi come te. Mi piace, sai, questa febbre d'amore. Ho una testa di TV e io e te ci chiamiamo Victor e Hope, Nick e Sharon, Ryan e Nina, Paul and April, Catherine e Rex, Ashley e Blade. E io una pettinatura anni 80 e tu un bel paio di baffi. E diciamo ogni tipo di sdolcineria. E ci succedono cose pazzesche. Tu hai un figlio clandestino, io un vecchio amore che tornerà a tormentarmi. Viviamo in case di lusso, io sono cieca, tu ricco, io sono ricca, tu povero. Abbiamo segreti e passati torbidi e piscine. E quando tu dici ti amo, la signora Marina da casa si indigna e dice alla TV nel suo salotto, dice Ashley, Ashley, non credergli, non credere a quel poco di buono. Ma io sono Ashley e per fare ascolto devo scuotere la mia chioma bionda mesciata, farmi fare le peggio nefandezze da te che sei Blade. Poi devo scoprire che sei un fesso, magari non fesso ma malandrino, ammalarmi di febbre d'amore, guarire e trovare un altro che piace alla signora Marina e a me. Signora Marina, glielo prometto, quando sarò guarita, quando l'avrò trovato, vengo da lei, ci beviamo il tè, guardiamo Febbre d'amore e parliamo di Ashley e di quanto vorremmo tanto che fosse felice. Grazie. Io ringrazio moltissimo Chiara Mercato.
verso la fine, ma non proprio siamo arrivati alla fine, eh? Adesso non è che ve la cavate con così poco, solo ascoltate tutto questo libro, anche perché poi lo devono comprare, giusto? È questo, cioè noi siamo qui apposta per questo. Lo trasmettiamo in maniera poco sublime. Esatto, fra l'altro come ospite dopo abbiamo Vanna Marchi che viene. Va bene, questa è la poesia che Francesco ha citato prima. E alcuni di voi l'hanno già sentita, credo, perché l'ho già letta in lungo e in largo, perché la amo molto. Esprime, credo, una preoccupazione comune in questo momento. Si intitola La parola futuro. È il momento serio. Sì. Assumete l'espressione, per favore, più consona. No, ma sono molto brava. La parola futuro. Sono tornata a casa, ho disfatto la valigia e non è successo niente di terribile. Solo non sapevo più dove sistemare la parola futuro. Dice la mia amica al telefono, dice: io non ho di questi problemi, basta non pensarci, io la lascio lì, si sistema da sola, dove vuole lei. Non è una di quelle cose che puoi tenere a posto, dice. Non hai paura di perderla? L'amica dice che la devo smettere, che non si può controllare tutto. Va bene, amica, hai ragione tu. Che vada come deve andare. Guarda, la libero, la metto davanti alla porta, fuori dalla porta, come l'immondizia che puzza. Che se ne vada se proprio vuole. Mi dura 30 secondi netti questo rigurgito di libertà. Giusto il tempo di riprenderla e riportarla dentro, che tanto l'amica dal telefono non vede la mia parola futuro. Mia, non voglio che me la rubino, che si tengano le loro di parole, loro là fuori, che sicuramente non tengono tutto sotto controllo e non solo sanno dove tenere le loro parole, ma nemmeno se ne curano. Ne hanno 10 loro di parole futuro, non una sola. Che è poca, una sola, metti che la consumi e poi che fa? Io la metto nel frigorifero, penso, che si conservi il più a lungo possibile, anzi nel freezer, così la scongelo quando mi serve. Poi mi sento una pazza criminale, vedo i titoli sui giornali, trovata nel congelatore la parola futuro, fatta a pezzi c'è scritto, vedi? Come i giornalisti mistificano la realtà. Non l'ho fatta a pezzi io, ma non la posso. Non la posso congelare. È viva. La metterò nella dispensa come scorta, ma fra il sugo e la pasta del discount, non so, mi pare sprecata. Ma dove si mette la parola futuro? La si appiccica alle magliette come logo. Si deposita in banca, si regala forse, si lascia nel letto tipo orsacchiotto, fra i calzini penso no, poi mi dico fra i calzini si perde, no, la ambiento fra le piante, le do un tono etno chic fra i cuscini del divano, la travesto e la porto in giro come te, la porto alle feste, la metto fra le riviste in bagno, sull'attaccapanni, le do un'aria da giacca buttata lì. Dove si mette la parola futuro? La sotterro, la stendo sul balcone, la sbatto in televisione, la faccio scendere in campo, la prostituisco per avere successo, le faccio fare volontariato, preferirà stare a Roma, a Torino, a Berlino, a New York, mi trasferisco con lei in un piccolo paese, in una casa con la staccionata, l'orto e il cane, la affido a mia madre, a mio padre come il cane. La porto alle feste, ai party, le faccio fare la vita bohemienne, le faccio sposare un ingegnere o un artista. Dove, come, dove si mette la parola futuro? La mia amica, lei lo saprebbe, ma io che voglio sempre controllare tutto, io che non so dove caspita si metta una parola futuro, io che perdo l'orientamento oltre che i calzini, io oggi penso... E se potessi vederla dentro i tuoi occhi,
Sarebbe bello vederla lì nei tuoi occhi. Sarebbe così bello lasciarla nei tuoi occhi, guardarla un'ultima volta, ogni sera, prima di dormire e finalmente riposare. Qualcuno molto saggio ha detto che a volte è necessario uccidere ciò che si ama. Questo è un esercizio di come dire, omicidio poetico, finto. Si intitola Esercizi di cattiveria amorosa. Vi ho detto che in questo libro ci sono un sacco di donne, c'è cioè una galleria di donne. Questi sono dei personaggi, così noi l'abbiamo immaginato un po' come una galleria di personaggi da un film, e sono tutte donne molto cattive. La prima è la donna del giardiniere. Amore mio sfiorito, avevi ragione, mai ti ho amato come i tuoi fiori amano te. La rosa falciata cercava la tua mano, tuo il nome che la margherita gridava mentre la guardavo morire assetata. Anche se ti ho ucciso,
non ti perderò, lo giuro, nella vita mia. Ho messo i tuoi pezzi dentro una scatola, ho etichettato il tuo cuore, ho chiuso sotto vuoto la tua anima, sai, le tarme, e il tuo viso, oh, il tuo viso, l'ho sistemato dietro una cornice, dove riposano le cose che non piangono più. Così io decido quante poesie tagliare. Quanto siete stanchi da 1 a 10? Dite dei numeri. Zero. Cioè, siete morti? Sei in forma, Negrin? Siete in forma? Bene, ok. Allora entriamo proprio a pie pari in questa sezione che si intitola Certe volte anche i pesci sprofondano, da cui proviene la poesia di qui sopra. E la... Ci siamo? E la... l'abbiamo già fatto certe volte anche i pesci sprofondano. Sì, infatti dobbiamo farne un'altra. Ecco, diciamo una sezione appunto per tagliarsi le vene, perché abbiamo pensato se reggono fino qua stanno fino alla fine. Così adesso ve le beccate tutte di fila. E questa poesia infatti parla di un argomento molto leggero, fra l'altro anche perfettamente in linea con i tempi, si intitola infatti Alla fine no, non è arrivata la fine del mondo. Ti devo raccontare una cosa, capire se è mai capitato anche a te. Anzi no, non mi interessa. Voglio solamente dirtelo. Come ti direi cosa c'era per cena ieri? Cosa c'era per cena ieri? Pizza e birra e caffè e sambuca a parte. Ah, voglio dirti questa cosa. Mezz'ora fa mi sembrava che il mondo finiva lì. Tu prova a immaginare. C'era questo nulla, di questo quasi nulla, di questo quasi metà agosto, e questo quasi temporale che forse arrivava e forse no. E questa voglia a metà di andare a casa e di non andarci a casa, stare in giro. E c'era il vuoto dei rumori di quando hai gli auricolari, ma non stai seguendo davvero la musica, segui la strada. Perciò sei vuota di musica e il mondo è vuoto di rumore. E la strada non è vuota, ma tu schivi tutto e in definitiva sei vuota. E pedali come un cane che segue un odore, senza sapere che odore sia, di casa o di padrone o di carogna. Tu sei quel cane, un bel cane, perso. E poi all'improvviso pensi, anzi non pensi, sai, ora finisce il mondo. Non immaginarti la paura dello scoppio, l'onda, lo squarcio, il sangue, no. Immagina solo qualcosa come l'attimo prima del poi tutto quanto non c'è più. Quel secondo prima che poi non sei mai più. Niente, e mai più. Non ero sola. Se vuoi saperlo c'era gente. È un incrocio, è un'ambulanza, ferma in mezzo all'incrocio. È una donna vicino all'ambulanza, ma senza preoccupazione. Lei e l'ambulanza c'entravano, ma lei era senza preoccupazione. Niente morti, niente incidente, forse neanche un graffio. È passata una famiglia brutta, è passata come passano le anatre sui fiumi dei cartoons, in fila. Lei, lui grande, lui piccolo, il figlio intendo. Nessuno ascoltava nessuno.
un cattivo poeta mi ha attraversato la strada. L'ho visto sulle strisce pedonali, mi è passato davanti senza riconoscermi. E sono passata oltre e ho pensato, devo ritirare la roba stesa. E poi ho pensato, anzi ho saputo, che stava per finire. Basta, non mi è passata davanti tutta la vita e non ho pensato a nessuno che amo, nessuno da salutare, ho solo pensato alla fine. Se hai mai pensato per davvero alla fine lo sai, la fine è una cosa enorme che si prende tutta la fronte, tutto il tuo cervello, non ha peso, ma sta come nient'altro sta. E siccome c'era questa fine, così fine, dentro la mia testa, io non avevo modo di avere sentimenti o voglia di salutare, come saluti quando parti per le vacanze. Non ci si saluta quando è la fine, quando si è dentro la fine si sta. La fine è tutto e tutto sta per diventare niente. Sembra pessima filosofia, ma ti sto dicendo qualcosa di concreto. Però devi aver sperimentato una fine, altrimenti non lo capisci. Ma credo tu possa capire, tutti possono capire, tutti finiscono prima o poi. Ma non voglio parlare di questo ora, voglio parlare del poi, perché sai benissimo che se stai leggendo questa poesia, poi alla fine la fine non c'è stata. Infatti no, l'ho capito perché tutto continuava. All'improvviso ho sentito che stavo sentendo la musica, un pezzo qualunque, mi spiace, nessuna delle 10 canzoni che porteresti su un'isola deserta per rovinartela per sempre. Nessun pezzo da fine del mondo. Comunque l'ho sentita, prima non la sentivo, ricordi? Ho continuato a pedalare, ero in bicicletta, forse non te l'ho detto prima. Ho schivato una coppia di anziani, si tenevano per mano. Lei ha detto, guarda là, affatto, non so cosa lei volesse che lui guardasse. Posso intenerirmi per cose così, lo sai, ma in quel momento ero troppo presa dal fatto che ricominciava il mondo, o meglio, che non finiva. E ora viene la rivelazione. Ecco cos'è stato il mio primo pensiero cosciente. Niente pensare a nessuno, niente roba seria, niente. Ho pensato solo alle merendine che avevo nel cestino. Le avevo appena comperate. Ho intravisto la loro carta a colori accesi, quella carta da bambini deficienti, da eterna pubblicità. Ho sentito il gusto di quelle merendine domattina sulla mia lingua, lo sciogliersi della crema bianca in bocca. Ho sentito com'è alzarsi pensando di avere qualcosa di così buono da mangiare. Tutto lì. Come esemplare di essere umano sopravvissuto non sono un granché, ma non credo conti come sono fatta io o tu. Si tratta semplicemente del ricominciare, del cosa viene dopo la fine. Il pensiero di una merendina, malgrado tutto, malgrado la fine sia così totalmente fine, malgrado ti sembra che il mondo possa finire così, a metà agosto improvvisamente, malgrado il quasi nulla, la musica muta, il sentirsi a metà, malgrado questo temporale che forse arriva e forse no, dopo la fine, è questo che ti volevo dire, dopo la fine è banale, c'è un inizio, piccolo, una merendina dolce per svegliarsi la mattina, oh, solo un pensiero buono, ed è quel pensiero che ti volevo raccontare, un pensiero buono per te. Allora, con questa fine catastrofica noi siamo arrivati veramente quasi alla fine, ma volevo
invitare qui una persona, una persona che non solo che sia finita, c'è qui un musicista e anche un amico. Lui si chiama Andrea Gerbaudo, detto anche Andrea Gerbaudo dei San Papier. Detto anche. Il posto dei maschi è Andrea Gerbaudo dei San Papier. Allora lui e Chiara Maritano mi accompagneranno in questa poesia con cui noi andiamo a concludere. Dopo, insomma, una poesia senza speranza, adesso ne facciamo una un po' più allegra, no? Si intitola Mai Di. Nella mia nuova, piccola agenda nuova. Una piccola tasca nera. Dentro ci ho trovato un giorno. Mai di. Mai di è un giorno di 29,03 righe. Tutte di dimensioni diverse. Un giorno di 29,03 ore. Ogni ora diversa dall'altra. Ore da un minuto, da tre ore, da 8 secondi e mezzo. Ore che sono un anno o zero. Mai di è il giorno in più, è il giorno nascosto, in regalo, il giorno per fare quello che non sta nei giorni normali, il giorno che ti sfugge di mano, ma che è esattamente come vuoi tu. Mai di è il giorno che non si celebra, ma che è tutto un celebrare, il giorno che si resuscita e non si muore, il giorno che la Madonna partorisce per 3 volte e senza nessun dolore, e tutti sono santi, e non esiste Dio, esiste solo esistere. Mai di è il giorno che gli uomini possono essere donne, e le donne uomini, e i gay festeggiano fastosi matrimoni gay. Il giorno che i religiosi vendono un reggiseni di raso al mercato. Un giorno di cuore, di testa, di genitali e di umori. Un giorno che le feci non puzzano e le barzellette non fanno ridere. Un giorno che puoi dire almeno un paio di verità. Ma è lì, è il giorno che si può fare, ma non è necessario fare chissà che. È il giorno che i ricchi rimangono ricchi e i poveri poveri. Ma ricchi e poveri, ad eccezione del gruppo musicale, non significa un granché. Ma è lì, è il giorno che puoi ammettere che ami tantissimo certe brutte canzoni. È il giorno che gli intellettuali si capisce bene cosa vogliono dire. E i politici indossano tute da meccanico e scarpe di paillette. E le operaie della Fiat raccontano storie d'amore da un balcone di Wall Street. E i contabili scrivono poesie struggenti e gli artisti finalmente si riposano, che di arte ce n'è. Ma è lì è il giorno che si può stare in silenzio, il giorno che le feste negli appartamenti possono fare rumore fino alle 6, il giorno che non serve riempirsi le ore di TV, ma che si organizzano maratone di Nero Wolf e Star Trek, il giorno che le lacrime ti irrigano la faccia, un giorno così umano che vale anche il dolore, il giorno che hai tempo anche per la felicità. Ma è lì è il giorno struggente perché mortale, il giorno perfetto che torna ogni anno ma il giorno dopo non lo ricordi più. Ma è lì è il giorno che i morti, se lo desiderano, possono tornare per fare cose pazzesche o per fare cose così, come guardare da quella finestra e pensare quanto è bello sentirvi parlare in cucina nella stanza di là. Ma è lì è il giorno che puoi rimanere abbracciato per sempre, e per sempre questo momento qui. Ma è lì è il giorno che si fa la rivoluzione e si agita in aria la parte migliore dell'umanità. Ma è lì è un giorno che riposa nella mia agenda, e nella mia agenda, e quindi verrà. Ho appuntato alcune idee per il nostro mai di. Se vuoi passarlo insieme a me, potremmo cucinare una cena intera di toast. Toast antipasto, toast primo, toast secondo, toast dessert. Dirci una sola cosa importante, solo quella che conta davvero. Partorire 5 figli a testa. Fare con loro quello che ci dava felicità.
giocheremo con le pentoline e guarderemo la balena Giuseppina alla TV. Inventeremo progetti invece di farne e sceglieremo di amarci meglio invece di amarci di più. Della libreria Trebisonda che ci hanno accolti. Sì, devo pubblicizzare il prossimo evento di poesia, lo faccio anche con piacere, che ci sarà mercoledì 16 novembre, c'è Milena Prisco, sì, che è lei, senza zuccheri aggiunti. E poi vi devo dire che c'è una bella notizia, adesso si mangia. C'è Marcella Perodo che è venuta qui, lei fa questa cosa strana e bella che si chiama torta porta, poi potete chiedere a lei che cos'è, e questa sera ci fa assaggiare che cos'è torta porta, per cui vi potete strafocare, bere i buoni vini offerti da Neo e poi dopo devono comprare i libri, no? Magari. Tanti ne devono comprare, no, ma facciamo terrorismo, ragazzi, è Natale! Voi non vi state rendendo conto, cioè pensate a voi il 24 di dicembre. Che poi aumenta lo spread. Metti che poi la crisi manda tutto e voi ve ne siete andati senza il libro. Questo è il momento, prima della fine, cominciamo, questo è il momento prima della fine, quindi approfittiamo. Esatto. Basta, non prenderò mai il Nobel se continuo così,
però vabbè, pazienza. Che dobbiamo dire ancora? Ma niente, direi... Mangiate! Andiamo in fila e mangiamo e divertiamoci. È stato un